Albano Carrisi presente ieri, 17 aprile 2022, di Domenica In da Mara Venier. Torna su Rai 1, parte con un bellissimo medley di questo cantante pugliese per eccellenza, dedicato ai suoi tanti fan e ai telespettatori di questo programma TV. Con una bellissima rosa rossa si va ad inchinare dinanzi a Mara Venier e Mara accetta quella rosa e gli avrebbe detto: in nome di quell'amore che non c'è stato, ma è diventato fratellanza, Vera, la accetto. Con un filo di voce accoglie il cantante, chiede la stessa Mara del latte caldo, tra un video e l'altro non riesce a parlare, infatti si è svegliata di recente afona, senza voce, e racconta tutto ai suoi fan su Instagram. Per fortuna sta un pochino meglio, ma ha avuto difficoltà a parlare e interloquire. Albano Carrisi parla di Covid, fatto che purtroppo lo ha avuto in tempi passati. Non è stato molto semplice. Parla della famiglia Carrisi, la storia devastante, triste e brutta di Irene Carrisi, ma la forza che lui stesso è riuscito a trovare dentro di sé, facendosi, ripeto, forza. E poi anche Jasmine Carrisi è stata ospite di Mara Venier da Domenica In. E poi parla anche della morte della povera nonna Yolanda. Insomma, e non si, diciamo così, sottrae lo stesso Albano Carrisi. Infatti parla anche di Putin, facendo sapere del fatto che ha cambiato idea sul suo conto. C'è stata una sorta di dietrofront, chiamiamolo così. Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua. Un saluto al buon Albano Carrisi. Questo video non vuole ledere la sua privacy né di altre persone, ma solo informare e basta. Nasce solo per questo motivo, non per altre ragioni. Ciao a tutti da Narratore Italiano.